Allora, questa è la linea Passo Jazz, è un prodotto volutamente dall'azienda che rappresenta il Made in Italy in assoluto, con la scelta dei materiali pregiati, ricami, tutto fatto in Italia, con i migliori ricamatori. Abbiamo cercato di ricostruire un po' la donna che è attenta un attimo alla modellistica oltre che al gusto e quindi abbiamo sviluppato tutti i modelli un po' che riprende il camicione da uomo, cioè riportato con tessuti di seta e cotone, abiti comunque che riprendono un po' la donna anni 50, le fantasie, capri, cioè comunque questo è un vecchio stile Leonard, cioè quindi con tutte le magline, gli accappatoi, i costumi che comunque riprendono questi motivi che noi a livello quasi sartoriale, perché riprendiamo la baba da pesca, la mettiamo dentro, facciamo queste modellistiche qua. Viene sviluppata con tutto questo colore, è un colore che è la tendenza perché d'inverno continua ad esserci e noi ci crediamo molto sul discorso dell'estivo. I pizzi portati ad abito, sempre costruiti a modello sartoriale. Poi passiamo alla serie, praticamente che ricorda molto le isole Capri, il Positano, cioè quindi tutto il bianco, rigorosamente bianco, i capri, i capi ricamati con paillette, i fiori, quindi macramè con le fasce imbottite, gli slip che riprendono proprio i tagli degli anni 50, gli abitini che comunque riprendono sempre le coppe riportate in questo modo. Andiamo a scivolare nella linea gioiello, la linea gioiello con questi costumi per esempio è molto asimmetrico, quindi viene drappeggiato da una parte e ripreso dall'altro, con le sue vestaglie riportate fino ad arrivare ai capi che ricordano l'oro, quindi discorso sfrangiato sotto con i capi abbinati con l'effetto zebra e nella sua semplicità il capo che riprende molto col tessuto che è fatto proprio in tessitura. Poi abbiamo tutto un tema che riguarda molto l'Oriente, cioè quindi c'è questo tema del Japan che viene ripreso tutto in seta, questo è un crepe de chine con pantaloni che si possono regolare, non c'è la taglia, e gli abiti sempre in crepe de chine stampati, quindi questo è un abito per esempio farfalla che è come un abito da sera alla fine, le piawar che oggi vanno tantissimo, fino anche ai caftani nella loro semplicità con queste costruzioni molto sartoriali dei guru, dei due colori. Poi al nero, rigorosamente nero, sempre seta, questo per esempio è un crepe de chine, sotto c'è la tutina, sopra c'è la collana e quindi riprende questi capi che diventano, esci dalla barca, vuoi fare una serata particolare, ti fa il capo anche sera. Costruzioni particolari perché questo è il trichine a rovescio, quindi col ricamo nella schiena che è abbinato anche magari dopo un pantalone, può diventare, come vediamo nel manichino, un capo che oltre che una spiaggia particolare può diventare un capo anche da sera. I caftani sempre ricostruiti con gli smerli sotto, cioè ti è ricostruito il pizzo, e non da contare il discorso del corneli che comunque è fatto tutto così col copriseno sotto. E questa è un po' la linea Passo Jazz.